It's been a roller coaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. Cause I can be what you wanna be. And I can feel but you love me. Take me to a place I'm coming. Ciao a tutti ragazzi, bentornati nuovamente sul mio canale. Quest'oggi, come detto dal titolo, siamo tornati in un nuovo video recensione. Per una precisione, quest'oggi tratteremo appunto controller da gaming e nella fattispecie questo GameSir G3W. Infatti nello scorso video unboxing, che se vi siete persi il video vi invito ovviamente ad andarlo a vedere cliccando qui da qualche parte sullo schermo, abbiamo appunto unboxato diversi gadget e tra questi c'era appunto anche lui. Controller che ovviamente mi ha stupito abbastanza, però ovviamente ha qualche pecca, ma quello è abbastanza normale. Però in ogni caso andremo a vedere le sue caratteristiche, le sue specifiche all'interno di questa video recensione. Mi raccomando, prima di partire come sempre vi invito a lasciare un bel pollicione in su se vorreste vedere altri video di questo tipo, e mi raccomando, nel caso in cui siete nuovi, cliccate quel magico bottone rosso iscriviti, ovviamente attivando anche la campanella delle notifiche, per appunto rimanere sempre aggiornati e non perdersi nessuna notizia su questo canale. Ho anche parlato fin troppo e dunque partiamo subito con questa nuova video recensione. Anzitutto ci tengo assolutissimamente a ricordarvi prima di iniziare che ovviamente il link per acquistare questo controller lo trovate qui sotto in descrizione, esattamente come i miei social network, tra i quali Instagram, in cui vi tengo sempre aggiornati, e ovviamente anche un gruppo Telegram molto importante in cui pubblico un sacco di offerte di Amazon, coupon, un sacco di altra roba, e vi invito ovviamente ad andare a dare un'occhiata perché ci sta davvero un sacco. Questo controller qui però mi ha spinto all'acquisto perché l'ho visto anzitutto scontato, infatti attualmente si dovrebbe aggirare intorno ai 14-16 euro giù di là, ed è abbastanza interessante come d'altronde ho anche fatto notare nella sorta di unboxing che abbiamo fatto settimana scorsa, perché è abbastanza carino, ovviamente nulla di troppo eclatante, con un design semplice e con un form factor abbastanza discreto. Ovviamente la confezione di questo controller è esattamente questa, abbastanza carina, molto molto minimal, in cui all'interno troviamo il controller stesso, mi sembra ovvio, e poi una sorta di prolunga per appunto collegare il controller al PC. Perché forse non ve l'ho detto, ma comunque lo ripeto adesso, questo controller qui è compatibile sia con Xbox che con PS4, PC e anche telefono Android. Infatti come vedete attualmente è scollegato, però come magari spero di farvi vedere in qualche immagine un po' più dettagliata, qui c'è un attacco micro USB che può essere direttamente collegato al telefono oppure ad adattatori per appunto connetterlo, che ne so, con un iPhone oppure con un telefono come il mio, come probabilmente tutti quanti, con ingresso USB-C. Mi sembra doveroso anzitutto ricordarvi e mettere mani avanti che ovviamente non stiamo parlando di uno SCAF, non stiamo parlando di un controller da pro player e robe simili. Sì, stiamo parlando di un prodotto da 15 euro, quindi prendete un po' alla buona quello che dico, mettendo appunto in considerazione anzitutto il fatto che stiamo parlando di un prodotto low budget. Ovviamente, come starete notando dall'immagine in sovraimpressione, questo controller ovviamente è strutturato anche abbastanza bene, con uno schema di tasti che ricorda moltissimo quello della PlayStation 4. Ovviamente troviamo le freccette direzionali, quelle ormai classiche che troviamo praticamente ovunque. Troviamo i tasti A, X, Y e B, un po' come su Xbox d'altronde. E poi ovviamente troviamo i tasti Start, Clear, Turbo e Select. Onestamente non ho ancora capito il senso di Turbo e Clear, però vabbè, scopriremo magari poi più avanti nell'utilizzo, ma questo è un altro discorso. Ovviamente troviamo il tasto centrale che può essere appunto premuto oltre che si illumina, in cui per esempio da PC riprende il game control, quindi la schermata di gioco di Windows per intenderci. Poi ovviamente da PS4 e da Xbox torna la schermata home, insomma sapete già tutto meglio di me probabilmente. Troviamo anche i tasti L1, R1, L2 ed R2 che sono molto simili a quelli della PlayStation 4, e questo veramente è praticamente forse la copia esatta sia a livello anche di pressione dei tasti, robe di questo tipo. E poi ovviamente troviamo anche i magici analogici molto molto comodi che mi hanno sorpreso in modo particolare, che ovviamente possono anche fungere tra virgolette da tastini, come spero di avervi fatto in qualche modo sentire. Il design, come vi stavo dicendo, ricorda tantissimo quello della PlayStation 4, è abbastanza sottile nelle impugnature, quindi lo rende abbastanza maneggevole, poi soprattutto pesa davvero molto molto poco. I materiali di costruzione di questo controller, per carità, sono davvero fatti molto molto bene, mentre per quanto riguarda la cassa esterna del controller è fatta di un materiale molto molto plasticoso che apparentemente sembra essere molto molto cheap. Ovviamente però va anche collegato, perché la particolarità, che è abbastanza carina ma che ovviamente non è nulla di incredibilmente particolare,
e guardo appunto i LED che, come spero di farvi vedere poi appunto nelle immagini un po' più dettagliate, è fatto anche abbastanza bene. Ovviamente non si illumina tutto il controller, non è un'incredibile cosa RGB, però i tasti Y, B, A e X si illuminano e questo ricorda tantissimissimo quello dell'Xbox. E poi ovviamente si illumina anche il tasto centrale e vabbè, diciamo anche questa parte in basso, ma ovviamente non è nulla di incredibilmente top. Mi stavo appunto dicendo che ricorda davvero tantissimo il controller della Xbox 360, perché come vedete, come spero di farvi notare per bene, sono davvero molto molto simili. E sì, ok, questo magari ha la forma un po' del pad da PS4, però la composizione dei tasti diciamo che è pari pari a quella dell'Xbox. Ovviamente questo sì, si può dire che è un misto tra controller PS4 e Xbox, e è riuscito in qualche modo bene, non so perché, ma a me sembra essere fatto abbastanza bene. Il tempo di risposta dei tasti, devo essere sincero, è fatto bene, perché comunque se noi clicchiamo il comando viene azionato subitissimo, cosa che magari invece non accade con molti controller un po' più cheap, in cui, che ne so, cliccate il tasto per sparare e spara dopo 40 anni, cosa che invece non accade con questo controller, perché hanno probabilmente investito molto di più su questo aspetto piuttosto che l'aspetto estetico. Perché onestamente sì, per quanto sia carino, però non è nulla di incredibilmente particolare, parliamoci bene. La rifinitura, devo essere sincero, è fatta anche rigorosamente bene, ovvio sempre nulla di troppo eclatante. Come vi stavo dicendo prima, la particolarità di poter essere compatibile con praticamente telefoni che console lo rende davvero molto molto versatile, specialmente per chi, che ne so, vuole giocare a giochi come per esempio COD Mobile, oppure anche su Fortnite e tantissimi altri giochi di cui onestamente adesso non mi vengono in mente, però che sono abbastanza conosciuti, in cui diciamo l'ausilio delle dita sì, può essere fantastico, ma fino a un certo punto. Conclusioni finali dopo diciamo questa recensione, ma anche dopo questa settimana di utilizzo che ho avuto modo di poter testare questo pad, sì, sono abbastanza soddisfatto, perché comunque sia si tratta, come vi dicevo, di un prodotto che trovate tranquillamente dai 14 ai 16 euro, poi ovviamente le offerte su Amazon variano tantissimo giorno dopo giorno, quindi di quello comunque bene o male un qualcosina si riesce ad aggiustare. Quindi nel complesso mi sento di consigliarvelo se ovviamente state cercando un prodotto che non costi tantissimo anzitutto, ma che, cosa più importante, abbia un rapporto qualità prezzo discreto. In questo caso il controller lo rispecchia abbastanza bene, non tantissimo magari a livello di materiali, però comunque a livello di compatibilità, a livello di utilizzo e di performance di gioco, non so se onestamente esista questa terminologia, non vi sorprenderà magari al 100%, perché ovviamente al 100% a momenti manco lo si ottiene con uno SCAF che costa 200 euro, però un 70-80% diciamo che sicuramente lo riconoscerete a questo controllo. Insomma, siamo giunti al termine di questa recensione, spero che vi sia piaciuta e spero che ovviamente l'abbiate trovato interessante. Ovvio che mi piacerebbe ovviamente portare anche recensioni su quello che è il mio effettivo mondo di tastiere da gaming, infatti presto ne uscirà un video dedicato. E dunque nulla, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando come sempre lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale nel caso in cui siete nuovi. Noi ci becchiamo come sempre al prossimo video, io vi saluto, ciao a tutti.